Rizzoni Puntina, però è della terra sempre campana, Claudia, quindi sei campana. Attiva campana, una donna che si sta facendo veramente ammirare per i suoi romanzi qui nella zona Puntina, e anche a Busiti è stata pure lei. Contemporaneamente siamo stati noi a Milano, c'era anche lei, e per me è stata una grande sorpresa, perché io gli avevo dato il premio Magnapesa proprio quest'anno, l'anno scorso, e abbiamo ripetuto con un altro libro che è scritto nel giro di un anno. Ha scritto un altro libro molto bello, molto bello, molto originale, che l'hanno anche adocchiato delle sceneggiature per fare teatro. Sta andando abbastanza bene, è stato in Sicilia pure te. Sono stata in Sicilia la settimana scorsa. E vabbè, ho un po' di presentazioni che adesso potrò fare in giro in Emilia Romagna, in Lombardia, devo girare un po', insomma. La Sicilia Salerno. Che è tardato. La Sicilia bellissima, veramente bellissima, gente splendida, persone di cuore. Poi una cosa importante, l'accoglienza, che non c'è qua latina. Calde, calorose, danno una grandissima importanza alla cultura, una cosa che qui da noi diciamo che a volte non è che proprio la perseguiamo. Quindi bella, devo fare i complimenti a Milena, perché questa manifestazione è bellissima, perché coinvolge i bambini dalla più tenera età, sì, da piccolini. Quindi comincia proprio da lì, no? Poi dall'infanzia inizia un percorso di cultura che, se poi intraprendi quando sei grande, non è più la stessa cosa. Quindi è bello questo avvicinarsi e far avvicinare i bambini alla cultura dai primi anni. Sì. Allora Claudia, hai detto tutto, perché poi nelle tue righe qui è un po' sintetizzato quello che tu hai detto. Sì, perché questo è un premio particolare, proprio per questo libro che ha scritto. Non è solo letterario, come abbiamo fatto con la Zizzo, abbiamo fatto proprio per il libro che illustrava la mafia, no? Adesso tu ci illustrerai questo libro particolare che già sta avendo un successo enorme. Allora, questo libro nasce da un primo libro, diciamo, che tratta di violenza, che ho presentato lo scorso anno qui, e credo che anche parlare di violenza debba essere sempre un modo per dare comunque un conforto e una speranza, perché è inutile abbattere e non dare mai speranza alle donne che comunque combattono questa battaglia. Quindi è importante comunque non dare un messaggio di speranza, di incoraggiamento, e questo parte da una ricerca interiore che noi dobbiamo fare. E questo è proprio quello che ho cercato di fare, compiere un viaggio interiore dopo il libro che avevo scritto precedentemente, e attraverso un viaggio che mi hai detto un po' moderno, quasi alla Facebook. Sì, diciamo, è una storia d'amore che si trova, diciamo, questo è lo spunto, sì, no? Da cui parte, una storia d'amore vissuta sui social. Che poi però diventa una storia importante, ecco. Ma più che importante per viverla con un'altra persona, è importante perché attraverso quel viaggio la protagonista ritrova se stessa, e quindi è importante una storia d'amore verso se stessi, che credo che sia la cosa fondamentale, più amare di tutto, amare se stessi. Applaudiamo, se le donne che abbiamo. Messaggio che hai lanciato, sì, un piccolo, due righe, sì, pare, leggi. Poi è l'incipit di questo libro che inizia. Credo che il segreto della felicità stia nel tornare ai bambini, guardare ogni cosa con i loro occhi, oltre le barriere dei grandi, e credo che il senso della felicità sia proprio questo. Abbiamo dato un esempio di felicità. Grazie. Thank you.